Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati al Blog del Camionista, sempre con il vostro Silvano, in diretta. Do sceso, o vede GG, o sceso. L'ambiente che più ti si addice, Gigino, Gigino, l'ambiente che fa per te questo qua. Se vuoi te lo placco anche d'oro una volta che ci avrai distrutto. Così siederai le tue chiappette infeltrite nell'oro degli agi più sfarzosi. Gigino, Gigino, in diretta da Oscesso. A posto, a posto. Se vuoi ho anche le fatture, Gigino. Se vuoi ho anche le fatture. Lo sai che io non ti prendo per il culo? E se lo faccio lo capisci? Attenzione a quando dichiari il falso, perché se vogliamo prendere in causa qualcuno che era nel gruppo, ancora lo conosco. Attento a quello che dici, perché dal gruppo do presidente me ne sono cortesemente andato. E se vogliamo dirla tutta, lavati la bocca e se vuoi qua c'è anche il cesso, ti dai una sciacquatina alla bocca quando parli di Daddy. Perché Davide, e adesso sono serio, tu non sai perché fa lo stupido così sul web. Tu non lo sai e forse neanche il presidente si ricorda del perché Davide comunque si comporta così. E lo ha detto nel gruppo, perché per lui internet è comunque una valvola di sfogo. Non aggiungo altro. Non aggiungo altro, perché a casa comunque è una situazione che non è delle migliori. Quindi sciacquati la bocca quando parli di Daddy e anche il presidente si dovrebbe ricordare di portare rispetto alle persone. Portare rispetto alle persone, non fregarsene appena chiudono la porta, perché lui è una rivista. Ok? Uno che ci tiene alla categoria, uno che ci tiene alle persone, si ricorda anche delle situazioni che hanno determinate persone. Su Daddy non aggiungo altro. Portategli rispetto, perché al di là del fatto che faccia lo scemo, lo fa per un motivo. E io me lo ricordo bene, perché ancora un po' di empatia ce l'ho. Chiusa parentesi. Gigino, in diretta da Ociso. L'ambiente tuo, Gigino. Dove ci esso? Ciao Gigi. Manipola ancora l'informazione. Ciao Gigi.